tanti temi già trattati in questo spazio, ci occupiamo dell'identità del nuovo cliente. Allora, nuovi modi di comunicare, nuovi, ovviamente nuove strategie di comunicazione, ma anche nuovo consumatore, sempre più esigente, sempre più interconnesso. Cercheremo dunque di tracciare l'identikit insieme ai nostri ospiti, che vado subito a salutare. Un ben trovato a Federico Capeci, CEO Kantar Italia Grecia Israel Inside Division. Ben trovato. Buongiorno. Un saluto a Roberto Cioffi e Niccolò Cipiti, cofondatore di Oculus. Buonasera. Buonasera a Erika Nagel, Chief Marketing Communication Officer di Aon. Buonasera. E un saluto anche a Giorgio Sant'Ambrogio, amministratore delegato del gruppo Vege. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie a voi di essere qui, dicevamo l'identikit del nuovo cliente, cercheremo di tracciarlo insieme a voi in questo spazio dedicato. Parto subito con Federico Capeci. Intanto Kantar è leader mondiale nel settore della ricerca di mercato e consulenza in ambito marketing. Come si è evoluta la figura del consumatore? Prima domanda, molto semplice ma anche molto interessante, perché ovviamente tutto quello che è successo in questi due anni ha cambiato il modo di comunicare e un consumatore nuovo, quello sicuramente lo dobbiamo scoprire, dobbiamo ancora capire quelle che sono le sue caratteristiche. Domanda semplice non direi, direi vero, la domanda piuttosto... Molto articolata, diciamo, una risposta articolata. Esatto, esatto. Beh, allora io proporrei una lettura sia un po' longitudinale di lungo periodo e poi un po' del breve. Allora, nel lungo periodo, cioè parliamo di decenni, il consumatore è cambiato parecchio ed oggi assistiamo forse a degli stereotipi rispetto a quello che invece accade tutti i giorni. Il primo punto che secondo me merita attenzione è il fatto che oggi, parlando di profilo di acquirente ma anche di consumatore, c'è una pluralità di espressioni e di profili che prima non c'era. Cioè, prima le scelte di acquisto erano molto più centralizzate verso alcuni componenti, per esempio della famiglia, acquisti tipo tecnologico, finanziario, mobilità erano più, diciamo, appannaggio maschile, acquisti più di tipo alimentare, abbigliamento, era più di tipo femminile. Ecco, oggi partecipano alle scelte di consumo molti più profili, non è più così semplice. L'uomo è gran parte responsabile di scelte alimentari e così come la donna è gran parte parte attiva di scelte tipo finanziario, di mobilità, per non parlare poi dei figli. Il fatto che oggi in Italia in particolare si abbia la più grande concentrazione di ragazzi che ancora vivono in famiglia fa sì che questo contesto diventi più un social network, per cui vivano più le logiche di influenza uno con l'altro rispetto alle logiche appunto di chi ha il portafoglio in tasca. Quindi questo è il primo contesto, cioè sta cambiando in questo senso, cioè non è più così semplice identificare chi è l'acquirente. Il secondo aspetto che secondo me è importante, poi magari nel proseguo della conversazione lo posso riprendere per non rubare troppo tempo adesso, è il tema dei trade-off. Cioè quelli che un tempo erano visti come trade-off dal punto di vista del consumatore ed accettati per quello, fa bene o è buono, per parlare per esempio di prodotti di consumo, oggi non esistono più. Una cosa deve far bene e deve essere molto gustosa, un prodotto deve essere di altissima qualità anche se ha un prezzo basso, un prodotto deve rispettare i canoni di gusto, qualità e via dicendo, anche se punta a lungo periodo con la sua sostenibilità, per esempio nel packaging o anche del prodotto. Quindi questo è un altro elemento fondamentale. Il terzo punto che secondo me merita grande attenzione e che con il Covid ha acquisito una grande rilevanza è il tema della prossimità. Cioè oggi il consumatore si muove rispetto ad un altro asse che non è più quello solamente di legato al brand, quello della qualità, quello dell'affinità alla categoria, ma anche quello della prossimità, che non è solo una prossimità di tipo geografico, ma anche una prossimità di tipo emotivo, di tipo identitario. E sappiamo che durante la pandemia gran parte dei consumatori, oltre il 65%, stima Kantar, ha provato dei nuovi brand anche su prodotti di tipo rutinario e gran parte di questi ha cambiato scelta poi rispetto alla propensione futura. Sappiamo che oltre il 40% di chi ha provato per esempio una nuova insegna più vicina a casa
rimane fedele anche con il rilascio delle restrizioni governative. Quindi secondo me questi tre punti già sono sufficienti per fare una conversazione strategica che vada al di là dei momenti specifici che stiamo vivendo in questi anni.